E signori, andiamo con la 56esima parte di Watch Dogs 1. Abbiamo finito con i DLC, quindi adesso storia a manetta fino alla fine. Qualcuno sta entrando. Vediamo un po' di cosa si tratta. Prima missione dell'atto 4, tra l'altro, che comprende 7 o 8 missioni all'incirca. E appunto, ecco chi entrava, Iraq, capito? Capito quello stronzo. Cioè no, aspetta, no, Iraq noi l'abbiamo ucciso. Un secondo, devo capire. Sicuramente noi stiamo rubando i dati di Iraq e qualcuno ci sta spiando. Ecco il mio discorso. Okay, entra in azione. Entra in azione. Ehi, hey. Visto? Bel lavoro. C'è molta roba, Aiden. Sì, dobbiamo solo setacciare i dati e trovare un nome. Sei fortunato, allora. Perché lì dentro ci sono montagne di nomi. E ognuno di loro è collegato a qualche affare. Agenti corrotti, il club, riconiabili, persino i benefattori più in vista. Iraq voleva ricattare tutta la città. Mm-hmm. Che cos'è? Su quel server? Cazzo! Aia. Qualcuno prova a inserirsi. Se ce la fa, perdiamo tutto. Buttalo fuori! Ora! Che facciamo? Segui il segnale. Se troviamo l'origine, possiamo tagliarlo fuori. Presto! Siete sicuri di tagliarlo fuori? Trova l'hacker. Oddio, ho capito, quello con la testa da mosca. Che bastardo. È una specie di malware. Però è bellissimo fatto così, è bellissimo. Facciamolo speculare, va. Non riesco a bloccare. Lo blocco io. Minchia, fra. Ma ho un sospetto. Mi sa tanto che è default. Chi è default? È molto bravo. Ah, pure mercenario, fantastico, va bene. Sta disattivando il nostro firewall. E ho capito, io che ci posso fa. Via. Ecco. Chi è? È lui, default. Figlio di Trump. E adesso ci stacca. Ah. Chi è, Clara? Sembra conoscerti. Non lo so. Non so come. Devo ascoltarlo. No. Non è stato difficile trovarli. Due uomini. Uno è un hacker, l'altro è un fixer. A quanto ho capito. Mai sentiti prima. Io posso spiegarti, volevo dire. Bel lavoro. I nomi, prego. Volete far loro del male? E da quando ti preoccupa? Direi che la somma è sostanziosa. Ti sei fregata. Damien Branksy, Aiden Pierce. Aiden, qualcuno sta entrando. Clara. Aiden sta cercando di cancellare tutto. Dobbiamo sbatterlo subito fuori. Aiden, forza! Oh no. Tenetevi forte, tolgo la corrente. Non è che ci sono quelle di riserva? Clara si è fottuta. Chi ti ha pagato? Chi ti ha pagato? Se lo sapessi te lo direi, lo giuro. Mi spiace tanto. Vattene via. Non c'è da fidarsi di lei. Vuoi tracciarlo? Sì, ci penso io. Hai staccato la corrente. E dai, bello. Dai, cazzo.
Dove stai andando? Quel bastardo ci ha infilato dentro un virus. Ha copiato tutti i dati e li ha cancellati dai nostri sistemi. Sapeva esattamente come spegnerci. Devo riavviare l'antenna di backup. Se no, niente default. Niente default. Niente dati. No. Vado io. Non ho paura di sporcarmi le mani. Senti un po', Aiden. Devi tenere occupato Damian ancora un altro po'. Non è un problema. Ti chiamo. Dove lo trovo? Buona fortuna, amico. Il sorcio l'ha messa sul personale. Atto 4, qualcuno sta entrando. Missione completata senza aver fatto niente. Fantastico. Va bene, tranqui. 3000 XP regalati. E a volte che mi faccio il culo per certe cose. Comunque qua ci rimane solamente questo. Che con la vita di Nicky non doveva farmi incazzare. Adesso devo fermare Damian. E allora lo fermeremo. Prima o poi ti fermerò. Promesso. Dove sei? Dove sei? Prima mi chiami pieno di promesse e poi niente. Sparisci. Stavolta ci incontreremo di persona. Oh no. Hai forse qualcosa per me? Vedremo. Oh, Aiden. In tal caso scelgo io il posto. E chissà quale posto sarà, ragazzi. Lo scopriremo vivendo. Alla prossima. Lasciate like, iscrivetevi.